La Fontana del Nettuno fu realizzata da Giovanni Angelo Montorsoli, scultore toscano e stretto collaboratore di Michelangelo, su commissione del Senato messinese, rimasto soddisfatto dalla precedente realizzazione della Fontana di Orione. Completata nel 1557, fu collocata inizialmente di fronte alla palizzata sulle banchine del porto, nelle vicinanze del municipio, in spalle al mare, per rappresentare la ricchezza del mare offerta dal dio Nettuno alla città. Anche se la tradizione popolare legata alla storia del Gialanti Pisci asserisce che era per sbeffeggiare la popolazione di Rimpettaia calabrese. Molti anni dopo, nel 1757, fu posta sul lato la statua di Carlo III di Borbone, opera di Giuseppe Buceti, e nel 1832 quella di Francesco I dei Fratelli Subba. Ma queste due statue non ebbero lunga vita perché il bronzo impiegato fu fuso per creare dei proiettili nella rivoluzione del 1848. Nello stesso anno, i bombardamenti borbonici apportarono danni alla statua del Nettuno e anche a quella di Scilla, che lo accompagnava, poi sostituita nel 1858 da una copia realizzata da Letterio Subba. L'originale di Scilla è custodita nel Museo regionale di Messina insieme al Nettuno, la cui copia fu opera di Gregorio Zappalà nel 1856. Il Nettuno originale, però, sino al terremoto del 1908, rimase nella chiesa di Santa Maria degli Alemanni, prima di essere spostata al Museo regionale. Il complesso del Nettuno, però, rimase pressoché integro a differenza di quello di Orione, che subì danni per il sisma. Nel 1934 la Fontana del Nettuno fu traslata in Piazza Unità d'Italia, l'attuale sito, secondo la volontà del prefetto Michele Adinolfi, affinché adornasse la piazza davanti al palazzo della prefettura. Ma soprattutto fu ruotata di 180 gradi, Nettuno appare così rivolto verso il mare. La fontana presenta una conca circolare su grandi gradoni caratterizzati da vertici tondeggianti. Vi è un'altra elevazione rettangolare con 10 pannelli che raffigurano delfini intrecciati su tridente conchiglie. Su vasche esterne sono decorati leoni che raccolgono acqua da coppie di mascheroni. La vasca di dimensioni più grandi contiene il basamento e il piedistallo centrale del monumento, con le raffigurazioni di Scilla e Cariddi ai lati, i due mostri marini con sembianze femminili. Poi sul plinto 4 cavalli marini, 4 stemmi, 8 mascheroni, conchiglie e poi in mezzo la grande statua del Nettuno con un tridente nella mano sinistra e con il braccio proteso per dominare e placare il mare. L'intero complesso monumentale è realizzato secondo la potenza dello stile michelangiolesco. Il dio Nettuno, sorto dalle acque invincibile, tiene incatenate ai piedi Scilla e Cariddi per simboleggiare la forza fisica e morale della città di Messina che doma le avversità. Nella fontana vi sono molte iscrizioni e la firma dell'autore a bordo della vasca ottagonale. Molto probabilmente lo scienziato e umanista Francesco Maurolico partecipò con dei preziosi suggerimenti alla realizzazione della fontana. Anche a Firenze e a Bologna vi sono due fontane dedicate al dio Nettuno, ma quella di Messina è la più antica.